Come ad ogni video troverete il canale sponsorizzato in descrizione. Vorrei dire che questo video è stato girato con un audio pessimo in quanto fatto con il vecchio computer, ma sarà l'ultima volta, un po' di pazienza, grazie. Ciao a tutti Colors, come state? Allora, sto cercando di registrare per la seconda volta l'episodio pilota di un nuovo gameplay. Perché dico sto cercando? Dico che sto cercando perché avevo già registrato la prima puntata, però mi sono accorto che a un certo punto io continuavo a parlare e voi non vedevate più le immagini, quindi era bloccato. Per cui farò così un po' di provare con più pezzettini che per voi non sembreranno pezzettini, sarò io che farò il lavoro di taglio per vedere se il mio parlato corrisponderà alle immagini. Si tratta di un gioco che si chiama, come avrete già letto, in Brown Story Interactive. Si può essere considerato un simile Life is Strange perché è un pochino gameplay, la storia è completamente diversa. Il fattore comune, essendo una storia in pratica, che io sarò chiamato a fare delle scelte che per fluidità di gioco non chiederò a voi, ma farò io. Conosco già il gioco in quanto sono già arrivato alla stessa, anzi alla stessa, alla quarta stagione con il mio account principale, però non mi spoilererò nulla o quasi nulla. Ovviamente conto che mi diciate se la cosa vi piace, questo si chiama episodio pilota pubblico. E se non vi piace non andiamo più avanti. E nulla, penso di aver detto tutto, quindi chiudo, apro il gioco e ci vediamo dopo. Raga, voglio provare rispetto alla prima volta in cui ho registrato a vedere se risolviamo il problema delle immagini mancanti che c'era evitando il full screen. Perché non mi vedo? Aspettate, c'è la webcam sopra, sì. Ok ragazzi, era un falso allarme. Però la cattiva notizia è che siccome avevo già giocato, ha saltato una parte. Cioè, la prima parte della storia, insomma, che vi racconto io, anche se poi vedrete tutti i personaggi che li riconoscerete. La protagonista è Linda, cui non vi svelo il mestiere perché dovrebbe essere detto adesso. Linda, inizio gioco, sta partendo per un volo, per Rio de Janeiro, a trovare questa signorina qui, per l'appunto, di cui fra poco verrà detto anche il nome, quindi non lo dico io, e fa un incontro sgradevole con l'ex fidanzato Kevin. Qui viene salvata da questo incontro sgradevole da un biondo che si chiama Bruno Freire. Freire, non so se scrive Freire, non so portoghese. Da questo momento in poi smetto di parlare, cerco di parlare poco perché ogni 10 minuti la registrazione va via. E quindi andiamo veramente con il gioco. Questa è Linda. Ciao Cynthia, con il nome della migliore amica è Cynthia. Sono così felice, sarà come essere di nuovo al college. Sì, come al college. Solo un po' più sofisticato. Questa casa è meravigliosa. La vedrete perché compare spesso. Grazie di essere venuta. Andiamo, amica, pensa seriamente che non sei venuto al tuo matrimonio? Non posso aspettare di vederti cantare di nuovo. Anche io, va?
Credo sia esattamente quello di cui ho bisogno in questo momento. Mi dispiace però che l'episodio venga più corto per colpa mia perché non ho avuto pazienza. Uff. Il mondo parla di te a New York. Stai diventando una star. Il bello è che la risata è comunque sonorizzata anche se io è quello che vorrei. Scusa Sinta, dobbiamo ricontrollare la lista degli invitati. Ah scusa, ripetizione, non sapevo avessimo già ospiti. Oh mio Dio, non ti credo qui! La famosa Linda Brown. Cynthia mi ha detto che saresti venuta. Sono un tuo grande ammiratore. Andiamo, Drauzio, stai mettendo a disagio Linda. Lui è Drauzio, il mio maggiordomo, migliore amico, confidente. E anche lui si sta occupando degli ultimi dettagli del matrimonio. Wow, sembra essere molto lavoro. Spero di avere del tempo per conoscersi meglio. Rimarrò un paio di giorni dopo il matrimonio. 2 giorni, perché così poco? Dovreste rimanere un po' di più. La casa rimarrà vuota dopo il matrimonio. Milton e Cynthia andranno in luna di miele, così il futuro marito prima scoperto che si chiama Milton. Sono sicuro che Cynthia non avrà nulla in contrario se rimane 4 giorni. È la nostra migliore amica, approfittiamo della vacanza. Perché no? Perché no? Non vedo perché no. Ti dà fastidio, Cynthia? Ma figurati, non bisogna richiederlo neanche. Se no, che migliore migliore. Drauzio, non è il momento, per favore, lasciaci sole. Vorrò da te tra poco. Caro, un piacere conoscerti. Non riesco a cambiare le voci. E quindi, cosa è successo con qui a New York? Qui sarete informati. Beh, ieri mi ha seguita fino all'aeroporto, era fuori di sé. Non è vero, mi sta venendo in giro. No, non l'ho mai visto così agitato. Un signore è intervenuto per difendermi. Bene, perlomeno la galanteria esiste ancora. Però cosa è successo tra voi due? E qui subito ci fanno spendere soldi. E come io i soldi, barra diamanti, voglio usare per un'altra cosa molto più avanti che non vi dirò. Scoprirete da soli, non le raccontiamo. Ci sono state altre 2 scelte prima. Una in cui abbiamo ringraziato il biondo per averti aiutato, e un'altra in cui abbiamo tirato un tuffone all'Exilia. Quindi non se la sente. Ok, Cynthia si ricorderà che non le ha raccontato. Vabbè, comunque, non è una resa. Preferisco non parlare più della crew. Credo andrò in spiaggia per un momento. Dispiace? Per nulla, Linda. Vai a rilassarti, ci vediamo più tardi. Linda? Sì? Stai meglio senza di lui. Grazie. Bene, dove saranno i vostri bagni? Magari in valigia, cara. Visto? L'intera fuori moda. La musica non la potete sentire, ovviamente. Andiamo a vedere da dove viene la musica. Cos'è? C'è un biglietto che dovrà lasciare 2 minuti in Brasile e cercare la collana. Collana, qual è quella? Eccola quella. Troppe emozioni per essere il primo giorno, ora è meglio rilassarsi. Ora cosa fai? Ti blocchi? Raga, se questo gioco si bloccherà di nuovo e continuerò a parlare a nulla per voi, dovremmo dire
Mon Dieu. Oh, il primo episodio è finito, come vedete. Potete vedere un piccolo riassunto di quello che è successo, non riesco a farvi vedere. Rifiutare energicamente Kevin sul telefono, accettare l'aiuto di Bruno che ha questo bimbone. Non mi ricordo. E non raccontare cosa è successo. Questo è quello che è la percentuale più alta. Non sapremo se è giusto o se è sbagliato. Io con questa conclusione vi saluto, vi ricordo per favore fatemi sapere se l'episodio vi è piaciuto, perché il suo continuo dipende solo e unicamente da voi. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che non porto solo gameplay, ma questa sarà una rubrica una tanto. Seguitemi su tutti i social. Facciamo così. Per raccogliere le adesioni positive a questo gameplay, le persone che vogliono che porti questo gameplay mi lasciano un commento qualsiasi, con qualunque scritto, qualunque cosa. Non scrivetemi solo l'hashtag, però alla fine aggiungete un hashtag con scritto Balla Linda. Ok, visto che la protagonista si chiama Linda, facciamo che mettete l'hashtag con scritto Balla Linda. Adesso vi saluto davvero. Mando un bacione per quello che possiate vedere da una web normalmente lucente e ci vediamo al prossimo video. Ciao!